Buongiorno Cristiano Vignali per Agenzia Stampa Italia. Siamo in compagnia dell'alpinista abruzzese Pasquale Iannetti, nonché guida alpina di Prati di Tivo, che ha scritto un libro sull'alpinismo in Abruzzo. Sì. Come si intitola il suo libro? Il libro si intitola Febbraio 1929, l'ultima ascensione di Mario Cambi e Paolo Emilio Cicchetti, che erano due alpinisti romani che persero la vita nel 1929 sul Gran Sasso d'Italia. Quindi lei narra che cosa avvenne quel giorno. Beh, io sono partito un po' da un partito. Guardando un po' i due cippi che sono lungo il sentiero che porta da Piracamela al rifugio Garibaldi, guardando questi cippi più volte mi sono domandato un po', interrogato su quello che è successo. E anni fa ho iniziato una ricerca e sono venuti fuori un mare di documenti e a quel punto mi sono sentito di provare a scrivere questa mia prima esperienza, diciamo, letteraria. E che cosa ha potuto appurare? Ci parli brevemente di Beh, questo libro. insomma, il libro praticamente è molto intenso perché è pieno di fatti dell'epoca. Stiamo parlando del 29, quindi un'epoca ovviamente in pieno regime fascista. I due ragazzi erano molto indottrinati dalla dottrina fascista, appunto perché in quel periodo i giovani erano molto interessati, molto legati anche alla montagna, se Mussolini e tutto il regime aveva puntato molto su questo. Ma al di là di tutto è stata una cosa positiva perché in quegli anni si sono avuto anche dei bellissimi risultati in questo settore. Loro erano, i genitori di questi due ragazzi erano due molto legati al fascismo, infatti il padre di Cicchetti era addirittura membro, comunque era non più che membro, mi sono sbagliato, era il dentista ufficiale della famiglia reale anche di Mussolini, così come il papà di Mario Cambi era invece il ragioniere capo dello Stato. Quindi il fascismo a casa loro regnava, ma al di là di tutto questo il fascismo comunque non c'entra in tutta questa storia, perché loro comunque vogliono tentare di fare una scalata invernale prima assoluta, che è appunto la salita di questa via che si chiama Chiaraviglio-Bertlett sul Corno Piccolo, mai salita prima d'inverno. Però purtroppo hanno fatto un po' di calcoli sbagliati per quello che riguardava allora le previsioni del tempo, non c'erano, però comunque erano già partiti con delle condizioni climatiche abbastanza avverse, per cui si sono trovati nel pieno della via, nel pieno della bufera, nel pieno della tormenta, insomma, a dover comunque rientrare al rifugio Garibaldi. Hanno però purtroppo sbagliato, se vogliamo, perché avrebbero potuto facilmente raggiungere Prati di Tivo e non già rientrare al Garibaldi. Sono stati 3 giorni chiusi nel rifugio, nella disperata speranza che la tormenta si calmasse, ma purtroppo no, così non è andata. Il quinto giorno praticamente di attività hanno deciso di partire e scendere verso Piracamela per raggiungere il paese, però purtroppo non ce l'hanno fatta perché molto prima Mario Cambi, ovviamente sfinito, assiderato perché insomma, le condizioni erano quelle che erano, e dopo qualche, diciamo, mezz'ora circa di cammino anche lo stesso Cicchetti è crollato ed è morto. E Cicchetti fu trovato dopo 6 giorni di ricerca, invece che il corpo di Mario Cambi fu trovato dopo 2 mesi dalle squadre di soccorso degli alpini di Torino che erano venuti giù per dare una mano ai volontari dell'epoca. Oggigiorno questa ascesa viene fatta facilmente in inverno oppure anche oggi, comunque è proibitiva? E diciamo che comunque oggi fare quella salita, anche con le condizioni delle attrezzature attuali, con abbigliamento di grande qualità, no? È pur sempre una salita di grande rilievo e mette sicuramente a dura prova le capacità delle persone, non è assolutamente una cosa da sottovalutare. Comunque c'è da dire che loro erano due alpinisti, anche se molto giovani, 24 anni entrambi, e erano molto ma molto preparati per quell'epoca, infatti a Roma erano due alpinisti di punta.
Quindi non erano due principianti. Assolutamente no, assolutamente no. Hanno solo, ecco, sbagliato un po' il calcolo, anche perché in quell'anno, famoso anno 1929, si ricorda come l'anno più nevoso di tutto il secolo. Tutta l'Abruzzo, tutta l'Italia fu invasa da questa grosso banco di neve. Un'invasione assolutamente spaventosa, freddo polare, e quindi loro si sono trovati nel pieno di questa situazione, purtroppo, che ha determinato la loro fine. Alcuni, soprattutto al nord Italia, spesso sottovalutano le nostre montagne ritenendole basse e meno pericolose. Ovviamente sbagliano. Beh sì, in effetti c'è una sottovalutazione, anche perché molto spesso quando arrivano qui si devono ricredere, perché in effetti il Gran Sasso non scherza, ma sotto molti aspetti, sotto tutti i profili. Non è che si può parlare di una montagna facile, così come anche la Maiella. Insomma, sono montagne che comunque, quando ci sono le condizioni climatiche negative, bisogna veramente fare molta attenzione, e quindi loro lo sanno. Comunque sono montagne abbastanza temute, però come vedi non è che non succedano qui purtroppo l'inesperienza oppure i tentativi così maldestri di qualche ragazzo a volte spesso ci rimettono le penne. Ringraziamo Pasquale Iannetti ovviamente per il libro, ovviamente per conoscere bene la storia si dovrà leggere il suo libro ovviamente. E qui da Cristiano Vignali è tutto, da Pietra Camera, grazie. Grazie, arrivederci.